Dopo aver ricostruito l'antestoglia del mondo Pokémon, un'epoca in sé incomprensibile per l'uomo perché priva dei concetti di spazio e tempo, quest'oggi sono orgoglioso di darvi il benvenuto a quello che di fatto è il secondo capitolo della nostra narrazione storica. Quest'oggi tenteremo di ricostruire quel periodo che noi chiameremo Archeostoria, nome che ovviamente è fatto derivare dai due esseri che questo periodo lo caratterizzano. Parlo ovviamente di Archeogroudon e Archeokyogre. Prima di immergerci nel racconto però è giusto ricordarci da dove proveniamo. Vi invito a recuperare tutti i video nelle schede che approfondiscono le questioni riguardante l'antestoria e ciò che diremo in questo video. Ma ad ogni modo riassumiamo velocemente i concetti che nello scorso episodio sono saltati fuori. In principio, ancor prima della creazione dell'universo, vi era il vortice di Chaos, che noi abbiamo identificato in Eternamax. Tra questo essere ed il vortice, dunque, abbiamo tracciato una fondamentale identità. Questo perché Eternamax è anche il Dynamax infinito. E dunque, fuori di lui, proprio perché è infinito, all'origine dell'universo non doveva darsi nulla. Da Eternamax a questo punto viene però generato un nuovo, che dà vita alla creatura originaria che abbiamo ribattezzato Archeamax. In questo momento si crea dunque una polarità in un mondo prima apolare. Se Eternamax era il Dynamax infinito e dunque precedentemente fuori di lui non vi era nulla, ora qualcosa c'è. La creatura originaria, contrariamente al padre, è in grado di vincolare a sé lo spazio ed il tempo ordinandoli, e dispone di quello che viene chiamato dall'avventuriero di Canalipoli spirito originario. Spazio-tempo vengono dunque sottratti dal caos e a quel punto si crea un conflitto tra l'ordine ed il disordine. Questa incompatibilità sfocia nel conflitto che potremmo chiamare Battaglia dei Giganti. Uno scontro tra Archeamax ed Eternamax a cui verosimilmente hanno partecipato altri figli di quest'ultimo. Sconfitto il padre e in ipotesi i fratelli, Archeamax ottiene il controllo sugli elementi, corrispondenti ai tipi Pokémon e prima dispersi nel vortice di Chaos, e da qui in poi dà luogo alla creazione. In primis genera Dialga e Palkia, incarnando in loro il tempo e lo spazio e consentendo la formazione di materia. Proprio in virtù di questo specifico dettaglio abbiamo posto Eternamax all'origine dell'universo. Egli infatti, come ogni altro essere impregnato dell'energia Dynamax, è immateriale. Peraltro solo in questo momento, dopo la creazione della materia, devono essersi formati quegli oggetti che noi conosciamo come lastre. Insieme a Dialga e Palkia però ha origine anche Giratina, che porta nel nuovo mondo il germe di Eternamax e del Caos, un essere con poteri opposti a quelli di Dialga e Palkia, e che in virtù di ciò viene rinchiuso, probabilmente da Archeamax, nel mondo distorto. Spazio e tempo però vengono vincolati da altre tre creature che rappresentano conoscenza, emozioni e volontà, e che incarnano nella loro essenza lo spirito originario. Trattasi ovviamente di Uxie, Mesprit e Azelf. Così come lo spirito originario al principio dell'universo vincola a sé lo spazio ed il tempo, allo stesso modo nella creazione di Archeamax, Uxie, Mesprit e Azelf vincolano a sé Dialga e Palkia. La creatura originaria ha dunque creato il mondo a sua immagine e somiglianza. A questo punto Archeamax si priva degli Unknown, consegnando al mondo futuro la capacità di comunicare, ma privandosi in questo modo della propria capacità creatrice. Infine cinge il proprio corpo con un anello che ne limita sensibilmente la potenza. Questa sua forma, ad oggi, noi la conosciamo come Archeus. Essa riposa, senza interagire con il suo mondo nello spazio origine. A fondamento di tutto questo vi è però la bioenergia, vale a dire ciò che consente la formazione di vita, anche quella di Archeamax ed Eternamax. Sarà proprio a partire da questa energia che ci proietteremo nell'Archeostoria. Archeamax, divenuto Archeus, si è ormai ritirato e l'universo comincia a prendere forma spontaneamente. Si generano i vari mondi che conosciamo come ultramondi e di cui parleremo in futuro, e tra di essi si forma il pianeta che sarà teatro dei nostri avvenimenti. Ora, a questo punto, tra l'antestoria e l'archeostoria ha senso postulare una sorta di periodo di latenza che vede la progressiva formazione dell'universo e conseguentemente del nucleo attorno al quale poi si sarebbe sviluppato il nostro pianeta. Di questo periodo chiaramente non sappiamo nulla ed è dunque impossibile, a meno che non si postuli la nascita istantanea del nostro mondo, determinare quanto sia effettivamente vecchio l'universo. Ciononostante, è possibile fornire una data oltre la quale il pianeta e dunque anche l'universo erano già benché formati. Varie descrizioni di Kabuto ci confermano che 300 milioni di anni fa questo essere già navigava per le acque di oceani già formati. Il nostro pianeta allora deve essersi generato prima dell'arrivo di Kabuto. E dunque l'archeostoria, cioè il periodo di formazione
trasformazione del pianeta che avrebbe poi ospitato la società Pokémon deve iniziare più di 300 milioni di anni fa. Ora, fatta questa premessa, torniamo alla nostra bioenergia. Innanzitutto, che cos'è? Noi l'abbiamo posta all'origine dell'universo, ma di fatto non le abbiamo dato una definizione esauriente. Siccome in un video ho già trattato la questione della bioenergia, vi lascio un video nelle schede che la spiega in maniera più approfondita. Ma se volessimo sintetizzare, la bioenergia è ciò che sta a fondamento della vita stessa. È infatti proprio dalla gestione della bioenergia, che verrà in seguito rinominata Energia Devon e Infinity Energy dagli studi di Ciclamare, che Xerneas e Yveltal tengono in equilibrio il ciclo vita e morte a seconda che essi assorbano o rilascino tale energia. Essa, dopo gli eventi della guerra di Kalos, è anche fonte della mega evoluzione. Un processo che, riprendendo anche nostre teorie precedenti, consiste in un'eccessiva esposizione alla bioenergia che agisce a livello genetico sul Pokémon in questione, risvegliandone, pur per il breve periodo a cui il Pokémon a questa energia è effettivamente esposto, dei geni latenti. Ecco, agendo sul DNA, la bioenergia non fa altro che modificare il segreto stesso della vita, modificandone il principio stesso e contraddicendo un evoluzionismo che pure esiste nel mondo Pokémon. Se dunque la bioenergia è strettamente legata al DNA e alla vita, allora essa deve trovarsi all'origine del nostro pianeta, più di 300 milioni di anni fa. In un primo momento, allora, il nostro pianeta deve essersi trovato, per così dire, immerso in questa bioenergia. Ed è principalmente a quest'ultima che occorre attribuire la nascita dei primi Pokémon. Questo immaginario primordiale del nostro mondo ci viene confermato durante l'episodio Delta da Liris, che ci narra di come degli uomini, ancora però all'interno dell'Archeostoria, abbiano assistito e siano riusciti a tramandare lo scontro per il dominio dell'energia naturale tra Groudon e Kyogre. Tale energia naturale di cui abbiamo parlato può essere facilmente ricondotta proprio alla bioenergia. Questo per due principali motivi. Il primo è la sostanziale identità del processo che caratterizza l'Archeo risveglio e la mega evoluzione. Addirittura nel caso di quest'ultima, una specifica mega evoluzione, ossia quella di Aerodactyl, è letteralmente un archeo risveglio, dato che riporta il Pokémon in questione alla sua antica costituzione. Il secondo motivo, ben più schiacciante a mio avviso, si ricollega ai documenti di Ciclamare. In questa struttura in disuso ad Hoenn, un gruppo di scienziati ha condotto degli esperimenti circa una bioenergia celata al di sotto degli oceani della regione. E noi sappiamo che durante la seconda pioggia di meteoriti che colpì Hoenn, alla quale assistette Azeta, il sovrano di Kalos, dai fondali oceanici squarciati dopo l'impatto del meteorite fluì quell'energia naturale che ridiede vita al conflitto tra Groudon e Kyogre. Abbiamo dunque una serie di elementi che ci consentono di concludere che l'energia naturale presente durante la Primal Age e di cui Liris ci racconta non sia nient'altro che la bioenergia. Ora mi sembra sensato porre l'inizio dell'archeostoria all'inizio della formazione del pianeta e dunque della vita, più di 300 milioni di anni fa, e la fine di quest'ultima all'ultima testimonianza dello scontro tra Groudon e Kyogre e dunque all'ultima testimonianza del libero fluire di questa bioenergia. A mio modo di vedere, ha anche profondamente senso immaginarci il nascere e dunque il crescere della civiltà umana come un segno del termine degli scontri tra Groudon e Kyogre, e conseguentemente del trovato equilibrio della bioenergia gestito da Xerneas, Yveltal e Zygarde, e dunque della formazione di condizioni favorevoli che permettano la crescita di una vita associata. Insomma, prima di 20.000 anni fa, Archeo Groudon e Archeo Kyogre combattevano senza tregua per il dominio dell'energia naturale, sommergendo terre e prosciugando mari. Difficile credere che in condizioni simili potesse facilmente crearsi una società. Ecco che dunque abbiamo determinato un lasso di tempo teatro delle nostre azioni, l'inizio e la fine del libero fluire della bioenergia, e dunque l'inizio e la fine dello scontro tra Archeo Groudon e Archeo Kyogre. Ora, prima di individuare le diverse epoche di questo periodo, ci tengo a fare una piccola precisazione. Secondo una serie di teorie più accreditate, che vanno dalle più semplici alle più complesse, come ad esempio quella di Cydonia, l'energia naturale proverrebbe dai meteoriti che impattano sulla Terra. Ora, credo che sia vero che i meteoriti dispongono di bioenergia, tanto che Rayquaza riesce a contatto con uno di questi a mega evolversi. Ma a mio avviso l'episodio Delta fornisce in realtà una chiave di lettura diversa. Nel racconto di Liris, infatti, non solo l'energia naturale precede, narrativamente parlando, l'impatto dei meteoriti, ma durante la seconda pioggia di meteore viene detto che a seguito dell'impatto di questi meteoriti l'energia
energia naturale sgorga dalle viscere degli oceani di Hoenn, confermando che si tratti della stessa bioenergia ricercata a Ciclamare. Inoltre, se la bioenergia non fosse presente sul nostro pianeta dall'alba dei tempi, ciò vorrebbe dire che non esisterebbero Archeogrodon e Archeokyogre, e che dunque le forme primordiali di questi Pokémon siano in realtà precedute da quelle che oggi noi consideriamo come loro mutazioni successive. Insomma, Archeogrodon e Archeokyogre non sarebbero le prime versioni di Groudon e Kyogre, ma delle loro mutazioni. Ma noi sappiamo che l'Archeo Risveglio funziona diversamente, il Pokémon viene riportato alla sua forma primordiale. Ecco perché credo che, seppur presenti anche nelle meteore, dato che fanno parte anch'esse ovviamente dell'universo, la bioenergia sia una caratteristica del nostro pianeta, e che anzi sia il fondamento della nascita della vita su quest'ultimo. Chiarito anche questo punto, direi che è il momento di immergerci allora nei veri e propri eventi che caratterizzano l'archeostoria. Accostando quest'ultima alla storia geologica del nostro pianeta, possiamo affermare che i primi Pokémon a prendere vita sul nostro pianeta siano stati di fatto tre: Archeogrodon e Archeokyogre, la cui lotta è ispirata, a mio avviso, a ciò che avvenne durante l'Archeano, quando piogge intense e movimenti tellurici contribuirono alla ridefinizione di terre e mare. E poi Rayquaza, la cui antichità è testimoniata dal Pokédex, ma il cui ruolo durante l'archeostoria rimane nell'ombra fino al racconto dei Draconidi. Spiegare come questi esseri siano nati non è difficile. Se l'universo e dunque il nostro pianeta è impregnato di quell'energia naturale che in futuro avrebbe consentito ad Azeta di riportare in vita il proprio Pokémon, allora la vita in sé deve essere frutto di questa energia. E la nascita dei primi Pokémon che calcarono questo pianeta deve essere legata a questa. Se è vero che Carbink nasce dalle temperature e dalle pressioni del sottosuolo, allora un qualcosa di simile potrebbe essere successo anche a Groudon, Kyogre e Rayquaza. La pressione degli oceani, formatisi già in precedenza, unitamente alla presenza di bioenergia, potrebbe aver dato i natali a Kyogre, mentre un processo simile, magari legato alle alte temperature del magma, potrebbe aver formato Groudon. Infine, Rayquaza potrebbe essere nato dall'interazione tra quelle particelle di cui il Pokémon si nutre e la bioenergia. Attenzione, ho detto Rayquaza e non Mega Rayquaza per uno specifico motivo. Durante il primo intervento sulla superficie terrestre, il Pokémon si presenta nella sua forma attuale, ottenendo la mega evoluzione solo alla sua seconda discesa, entrando in contatto con un meteorite impregnato di bioenergia. Ricordiamo che mega evoluzione e Archeo Risveglio si determinano quando vi è un'eccessiva esposizione alla bioenergia, mentre una giusta interazione con quest'ultima genera molto semplicemente la vita. Ciò spiegherebbe perché Rayquaza non compia alcun tipo di Archeo Risveglio. La sua forma originale è quella non mega evoluta, ed il Pokémon, vivendo nello Zono e dunque in un luogo più rarefatto, è verosimilmente stato meno a contatto con la bioenergia rispetto a Groudon e Kyogre. Dunque, sul suolo del pianeta, Archeokyogre e Archeogroudon lottano continuamente per il dominio della bioenergia, e lo fanno verosimilmente per tutto l'arco di durata dell'archeostoria, finché tale energia non si ritira e l'ecosistema raggiunge un equilibrio. In tutto ciò però vi è un altro essere la cui funzione è strettamente legata, in un certo senso, ad Archeogroudon e ad Archeokyogre, al punto da poter essere considerato fondamentale per l'archeostoria. Parlo, ovviamente, di Regigigas. Secondo le descrizioni del Pokédex di Pokémon Diamante, questo essere con delle funi ha trainato i continenti, facendo sì che essi assumessero la forma attuale. Ora, recuperando il parallelismo fatto in precedenza con la storia del mondo Pokémon e la storia del nostro mondo, se Archeogroudon e Archeokyogre rappresentano gli eventi dell'Archeano, Regigigas è la trasposizione in chiave Pokémon della deriva dei continenti. In questo caso appoggio l'interpretazione di Saidonia. Se nuove terre e nuovi mari vengono generati dallo scontro tra Archeogroudon e Archeokyogre, allora nello stesso periodo di tempo Regigigas deve aver svolto la funzione di ordinatore. Per questo, anche a mio modo di vedere, ha senso porre Regigigas come creatura attiva fin dal principio dell'archeostoria. Inoltre, la sua operazione, similmente a quella della deriva dei continenti, non deve essere istantanea, ma particolarmente lenta. E aggiungo che questo aspetto potrebbe essere suggerito dall'abilità di Regigigas, che è per l'appunto lento inizio. Il Pokémon, insomma, non è di certo rinomato per la propria velocità. Infine, un ultimo appunto per quanto riguarda questo Pokémon. Non sappiamo se la sua azione sia consapevole o no, però sappiamo che, a differenza degli altri Pokémon finora citati, Regigigas e la sua progenie hanno un legame molto stretto con gli esseri umani. Le sue creature, Regirock, Regice e Registeel, vengono rinchiuse dagli esseri umani in un momento in cui questi ultimi avevano già raggiunto un buon grado di sviluppo. E lo fanno dopo che Regirock, Regice e Registeel hanno sostenuto il genere umano. E lo stesso Regigigas viene sigillato poi in un tempio a Nevepoli. Sembrerebbe dunque che la stirpe di Regigigas abbia convissuto
con le società umane. In un primo periodo in maniera pacifica, in un secondo scaturendo una sorta di conflitto probabilmente alimentato dal sospetto degli esseri umani, il cui risultato è stata la segregazione di Regigigas e della sua progenie. Una serie di nostre teorie precedenti ha visto nella Landa Corona e dunque nel popolo di Calyrex la società più a stretto contatto con questi Pokémon. Qualora vogliate approfondire, anche in questo caso trovate un video nelle schede. Tutto questo per dire che trovo molto curioso che un Pokémon così vicino agli esseri umani e che ha fatto del bene per gli esseri umani sia anche il creatore delle terre dove poi questi ultimi hanno potuto vivere. Potrebbe aver agito in virtù di un futuro sviluppo della vita? Sarebbe bello se dopo aver giocato il secondo DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, dove i regi sembrano avere un ruolo quantomeno primario, ne dovessimo sapere di più. Mi concedo un ultimissimo approfondimento sui figli di Regigigas. Dalla descrizione di Regice sappiamo che il ghiaccio con cui il corpo del Pokémon è stato fatto risale all'era glaciale. Di un periodo simile abbiamo un'unica testimonianza ed è contenuto in ciò che sappiamo di Mamoswine, la cui estinzione viene datata al termine dell'era glaciale avvenuta 10.000 anni fa. Benché non si possa escludere che nel mondo Pokémon come nel nostro vi siano state più ere glaciali, le informazioni hanno senso. I regi devono aver convissuto con gli uomini in un periodo certo antico, ma non più antico di 20.000 anni fa, quando di fatto sorsero le prime civiltà Pokémon. E sono presenti anche in un momento dove la civiltà umana ha già raggiunto un discreto grado di sviluppo, sicuramente più ampio della creazione di semplici Claydol, chiaramente intendendosi in questo senso la bambola e non il Pokémon. Ciò, unitamente a ciò che sappiamo su Regice, potrebbe portarci quantomeno ad ipotizzare che tutti i regi, Regi Drago e Regi Eleki compresi, siano nati 10.000 anni fa, in un periodo nel quale Regigigas forse con i suoi figli aveva l'intenzione di contribuire alla crescita della società umana. E forse è proprio a questo stesso periodo che risale il popolo di Calyrex. Ma il DLC uscirà a breve e avremo occasione di parlarne in futuro. Quelle che finora abbiamo messo in luce sono, per così dire, le costanti dell'archeostoria. Ciononostante, al suo interno, a mio avviso, è possibile individuare alcune ere fondamentali. Le date che possediamo sono essenzialmente due ed entrambe fanno riferimento alla comparsa sul pianeta di determinati Pokémon. La prima è già stata citata ed è 300 milioni di anni fa, mentre la seconda è 100 milioni di anni fa. Ergo, a questo punto del video divideremo l'archeostoria in tre ere, che prenderanno il nome simbolico, giusto per non continuare a ripetere sempre le date, di Archeoera, Bioera e Dinoera. L'Archeoera è il periodo precedente a 300 milioni di anni fa, nel quale assistiamo alla formazione del nostro pianeta e verosimilmente alla nascita di Groudon, Kyogre, Rayquaza e Regigigas. La Bioera invece parte da 300 milioni di anni fa e termina 100 milioni di anni fa. Durante questo periodo la bioenergia ancora presente sul nostro pianeta dà luce a Pokémon più comuni, sui quali ci dilungheremo tra poco. Infine la Dinoera, il cui inizio è databile a 100 milioni di anni fa, ma della quale non sappiamo con certezza la fine, vede la nascita di un gruppo specifico di Pokémon, tutti ispirati ai dinosauri. Dell'Archeoera, a mio avviso, abbiamo già detto abbastanza in questo video, dunque direi di passare direttamente alla Bioera. In essa proliferano sicuramente Kabuto e Kabutops, il quale però ci è giunto in una sua forma tarda, quando il Pokémon era in procinto di abituarsi alla vita sulla terraferma. Accanto ad essi, pur non avendo in merito fonti ufficiali, ha senso porre Omanyte e Omastar. La descrizione di Pokémon rosso e blu di Kabuto, infatti, ci dice che il suo fossile è stato ritrovato su un antico fondale di un oceano. E siccome proprio in Pokémon rosso e blu, di fianco al fossile di Kabuto, vi è quello di Omanyte, ha senso credere che questi Pokémon siano vissuti nello stesso oceano, e dunque nello stesso periodo in cui il Monte Luna era sommerso dalle acque. Da Omanyte e Omastar poi passiamo, sorprendentemente, a Shellder e Cloyster. Shellder viene descritto dalle descrizioni di Omastar come una preda di quest'ultimo, e dunque ha senso presupporre che Shellder esistesse già milioni e milioni di anni fa, e che da allora, pur magari avendo mutato forma, sia rimasto sostanzialmente lo stesso Pokémon. E accanto adesso, come è logico, ha senso postulare anche l'esistenza di Cloyster. Un'altra creatura che ha vissuto sicuramente 300 milioni di anni fa è Genesect, o meglio, il Pokémon che poi è divenuto Genesect. Quale fosse la forma originaria del Pokémon nato dagli esperimenti del Team Plasma è difficile dirlo. Kabutops non possiede il tipo coleottero e dunque, a mio avviso, è escluso. In compenso sappiamo che quest'ultimo stava eseguendo una transizione, per così dire, dalla vita di mare alla vita di terra. E molti fan hanno notato la somiglianza tra Kabutops e Scyther, Pokémon che in questo caso il tipo coleottero lo possiede. È chiaramente un'ipotesi che soffre di debolezze, come ad esempio il fatto che in generale alcuni Pokémon di prima generazione si assomiglino molto tra di loro. Ma ipotizzare che Genesect un tempo fosse una sorta di fase di transizione
fusione tra Kabuto e Scyther, nella quale il Pokémon era più simile al primo, ma con il tipo del secondo, non è a mio avviso così assurdo. Inoltre, all'interno di questo periodo, collocherei anche Lilip, Credili, Anorith e Armaldo. Nonostante infatti ci venga comunicato che Lilip vivesse 100.000 di anni fa sul nostro pianeta, è anche vero che altre descrizioni, in maniera peraltro reiterata, ci confermano che si è estinto 100 milioni di anni fa. È dunque verosimile che Lilip, come Credili, siano vissuti a cavallo tra la bioera e la dinoera, e che magari si siano estinti all'inizio di quest'ultima. Per quanto riguarda invece Anorith e Armaldo, applichiamo ciò che abbiamo fatto precedentemente con Omastar. Due fossili che si trovano sullo stesso suolo devono essere appartenuti alla stessa epoca. Infine, già durante la bioera prolifera il già citato Carbink, che ci viene detto essere nato centinaia di milioni di anni fa dalla pressione del sottosuolo. Su Diancie invece si può dire ben poco, essendo quest'ultimo una mutazione di Carbink la cui storia non è in alcun modo accennata in maniera esaustiva. Tale mutazione potrebbe sì essere avvenuta 100 milioni di anni fa, ma anche l'altro ieri. Queste sono le creature che hanno sicuramente proliferato durante questo periodo. Sappiamo quando vivono, ma tolto il caso di Lilip, non sappiamo se si estinguono quando si estinguono. Per quanto riguarda Omastar, questo aspetto, come vedrete, durante la Dinoera ci creerà alcuni problemi. Ma a proposito di Dinoera, direi che è arrivato il momento di spendere qualche parola a riguardo. I Pokémon che popolano il pianeta in questo periodo, ossia 100 milioni di anni fa, sono, come già accennato, generalmente ispirati ai dinosauri. Vi troviamo con certezza assoluta Cranidos, Rampardos, Shieldon, Bastiodon, Arken, Archeops, Tyrant, Tyrantrum, Amaura e Aurorus. A questo gruppo si aggiunge poi Aerodactyl, o meglio, Mega Aerodactyl, la cui presenza è testimoniata dalle descrizioni di Cranidos. Inoltre, verosimilmente, visto il loro essere ispirati a dei dinosauri, in quest'epoca proliferano anche i Pokémon da cui poi sono tratti i fossili di Galar. Fossili che, lo sappiamo, nell'epoca attuale sono ricombinati in maniera errata, dando così vita a nuove specie di Pokémon. Infine, vi sono due casi molto particolari all'interno della Dinoera. Parlo di Tirtuga e Carracosta e di Relicant. Nel primo caso di Tirtuga viene detto che visse 100 milioni di anni fa, ma allo stesso tempo Carracosta predava gli Omastar vissuti in un periodo precedente. Essendo Tirtuga e Carracosta gli unici fossili successivi alla terza generazione a non presentare caratteristiche di dinosauro, mi viene da pensare che la loro presenza sia da attestare all'interno addirittura della bioera e che poi abbiano vissuto un po' come Lilip, Anorith e rispettive linee evolutive al confine tra bioera e dinoera. Addirittura mi viene da pensare che Carracosta possa aver provocato a cavallo tra bioera e dinoera l'estinzione di Omastar. Secondo il Pokédex, infatti, quest'ultimo si sarebbe estinto perché la sua conchiglia, cresciuta troppo, lo avrebbe limitato nei movimenti. E allora ecco che la sopraggiunta di un predatore per questo Pokémon potrebbe essergli stata fatale. Ciò non toglie che, non sapendo di fatto quando Omastar si sia estinto, potrebbe in realtà essere molto più longevo del previsto, e magari essersi estinto durante la Dinoera, ma comunque avendo vissuto al suo interno. Del resto, alcune descrizioni ci dicono di Kabuto che, benché ciò sia rarissimo, il Pokémon può essere trovato ancora oggi in natura e che dunque non si sia realmente estinto. Infine, per quanto riguarda Relicant, questo essere è datato a 100 milioni di anni fa, il che significa che, oltre a non essere mai mutato da allora, Relicant è l'unica creatura attualmente conosciuta ad essere con certezza nata nella Dinoera, eppure a non essere un dinosauro. Durante l'archeostoria quasi sicuramente altri Pokémon hanno popolato il pianeta, ma ad oggi non possediamo nessuna data per poterli collocare. Corsola, ad esempio, assume la propria forma Galar a seguito di stravolgimenti climatici, e in maniera analoga al caso di Kabuto viene ritrovato su antichi fondali oceanici, mentre di Dunsparce si sostiene che un tempo il Pokémon potesse volare tramite quelle che ad oggi sono delle ali atrofizzate. Un cambiamento molto importante nella fisionomia di un Pokémon, e dai tratti sicuramente evoluzionistici, che potrebbero confermare dunque l'antichità di questo essere. Eppure c'è un'altra faccenda che dobbiamo sbrogliare e che forse è la più intricata: il ruolo di Mew e soprattutto la genesi dell'essere umano. Mew è sicuramente vissuto durante l'archeostoria. Sappiamo che esiste un suo fossile che nell'epoca odierna ha dato i natali a Mewtwo, ma non solo. Secondo svariate descrizioni del Pokédex, Mew sarebbe l'antenato di tutti i Pokémon esistenti.
in quanto nel proprio DNA ne possiederebbe i codici. Ora, da un lato a mio avviso questo testimonia l'antichità di Mew, ma dall'altro, nonostante queste parole siano scritte nere su bianco sul Pokédex, capite bene che così interpretate non ha senso. Difficile immaginare, banalmente, che il DNA di un Claydol sia riconducibile a quello di Mew, dato che sappiamo per certo che il primo è nato in maniera anomala e non è stato in alcun modo protagonista di un processo evolutivo in senso stretto. Ora, a questo punto il nostro compito è cercare di conciliare il fatto che Mew possa possedere tutti i codici dei Pokémon e il fatto invece che non possa materialmente possederli. Pensiamoci un attimo, che cosa condividono davvero Claydol e Mew se non stiamo parlando di DNA? La risposta l'avete già sentita più volte in questo video. Bioenergia. Una bioenergia che potrebbe provenire da quel raggio che ha irradiato la bambola che poi è diventata Claydol e che è presente, attenzione, in ogni essere vivente. E allora voglio azzardare un'ipotesi. Mew non è tanto l'antenato evolutivo dei Pokémon, nel senso che materialmente nessun Mew ha poi creato una catena evolutiva che è divenuta Claydol. Come nessun Mew forse si è tramutato in Groudon. Semplicemente, forse tramite la bioenergia che Mew possiede, quest'ultimo può cambiare il proprio DNA. Mew non sarebbe l'antenato dei Pokémon perché possiede il DNA di quei Pokémon, ma perché tramite la bioenergia è in grado di ottenerlo. Per lo stesso principio da cui Ampharos può risvegliare i geni latenti del tipo drago e mega evolversi in Mega Ampharos. Pensateci, ipotizziamo che un Mew voglia divenire un Bulbasaur. A prescindere che Mew possieda nel DNA i geni di Bulbasaur, per trasformarsi in quest'ultimo deve agire sul proprio DNA e deve, per così dire, attivare i geni di Bulbasaur, modificando la propria costituzione genetica. E quale fonte di energia permette di attuare un processo simile? Ovviamente la bioenergia, che nella mega evoluzione agisce a livello genetico mutando il DNA dei Pokémon. E allora, immaginando che Mew sia in grado di disporre della propria energia come egli vuole, non sarebbe più assurdo che un Mew diventi un Banette con cui non può di certo condividere un DNA? Sarei quasi tentato di dire che il DNA sia portato addirittura dalla bioenergia. Ma temo che per il momento sia un'affermazione un po' esagerata e sulla quale devo riflettere un po' di più. Ad ogni modo, ci resta da spiegare a questo punto come sia nato l'uomo. Solitamente quando questo argomento viene fuori, si citano istantaneamente i due miti presenti nella biblioteca di Canalipoli a Sinnoh, che farebbero riferimento a un periodo nel quale la differenza tra uomini e Pokémon non esisteva e lo si intende a livello biologico. Secondo questa interpretazione, la frase "in quei tempi tra Pokémon e uomini non vi erano differenze" si riferisce a livello genetico. Insomma, Pokémon e uomini appartenevano alla stessa specie. Ora, personalmente credo che citare questi due miti in questo contesto sia sbagliato, per un semplicissimo motivo. Affinché un racconto venga tramandato, deve esserci quantomeno una civiltà che lo tramandi. Immaginando allora che le prime civiltà Pokémon, verosimilmente quelle che hanno poi scritto i miti di Sinnoh, fossero costituite da esseri né uomini né Pokémon, mi sembra eccessivo. Dubito fortemente, insomma, che 20.000 anni fa qualcuno nella regione di Sinnoh possa aver visto un qualcosa di simile. Piuttosto, credo che i miti in questione facciano riferimento a una mancata differenza sociale tra uomini e Pokémon. In tempi antichi, non meglio definiti, la classe dirigente della società Pokémon non era composta solo da uomini, ma il potere veniva spartito in egual misura tra uomini e Pokémon. Insomma, l'uguaglianza era sociale e non biologica. Al tempo delle prime civiltà Pokémon, Pokémon e uomini dovevano già essere allora distinti. E quindi, come è nato l'uomo? Io credo che, senza viaggiare troppo con la fantasia, sia nato allo stesso modo con il quale è nato nel nostro mondo. Del resto, Pokémon con delle componenti anatomiche fortemente legate agli umani esistono. Addirittura alcuni di essi sviluppano un'intelligenza paragonabile a quella degli uomini. Oranguru addirittura giunge a lanciare Pokéball e a dare ordini ai Pokémon. E Lucario, che ha dei tratti felini, comprende il linguaggio degli uomini. La bioenergia crea le prime forme di vita nell'archeostoria e man mano che il mondo va avanti, esse cambiano in senso darwiniano. Così come nel nostro mondo esistono scimmie ed esseri umani, nel mondo Pokémon non vedo perché non debbano esistere oranguru
e umani. Umani che, attenzione, sono degli esseri molto particolari perché privi di tante caratteristiche legate ai Pokémon. Prima tra tutte la capacità di governare gli elementi naturali. Ma questa non è forse una modifica che può avvenire a livello genetico come tante altre? Non è forse possibile che negli umani i geni che consentono il controllo degli elementi siano sopiti e che invece si siano risvegliate altre facoltà, come ad esempio l'intelligenza? Ecco, personalmente il passaggio da Pokémon a essere umano non lo reputo più incomprensibile di quello che vi è nel nostro mondo tra animale e umano. Vi ricordo che tutti i mammiferi nascono di fatto da pesci. Del resto, come abbiamo visto con Mew, tutti gli esseri possiedono della bioenergia e anzi, essa è ciò che davvero li accomuna tra di loro. E allora tutti, sia umani che Pokémon, devono provenire da quest'ultima. Ma la nascita dell'uomo nasconde un lato oscuro. La formazione della società crea la vita associata, migliora la vita stessa e la eleva, ma l'intelligenza dell'essere umano è interessata. In nome delle molteplici dinamiche della società, la bioenergia, che dopo l'ultimo scontro tra Archeo Groudon e Archeo Kyogre si era sopita, tornerà a condizionare la vita. È la storia di Azeta, della guerra di Kalos e della mega evoluzione. Prima di ricapitolare tutto quanto, però, vi sono altri due eventi che si trovano al confine con l'archeostoria e che occorre citare. Per quanto riguarda il primo, esso è collegato all'equilibrio stesso della bioenergia. Quest'ultima si deve essere riversata in grandi quantità in un albero e in un bozzolo, dando vita a Xerneas e Sylveltal. Essi, ciclicamente, rilasciano e sottraggono bioenergia al mondo, in un processo volto all'equilibrio di quest'ultima e affinché essa non agisca come successo nell'archeostoria. Zygarde, dalle profondità di quella che poi sarebbe divenuta Kalos, osserva il tutto assicurandosi che il ciclo funzioni. Per il secondo avvenimento in questione, invece, possediamo una data certa. 20.000 anni fa, nello stesso momento in cui una bambola che poi sarebbe divenuta Claydol viene creata da una società umana ispirandosi a qualcosa che cade dal cielo, Eternatus, forma materializzata di Eternamax, impatta il suolo di Galar. Gli effetti che ciò ha portato non li teorizzerò qui, ma anche in questo caso trovate delle fonti nelle schede. Da qui in poi inizia la storia antica del mondo Pokémon, vale a dire la storia della civiltà umana fino agli eventi di 3.000 anni fa, ossia la grande guerra di Kalos e la notte oscura. Ma non solo, è anche la storia del popolo del mare e dei regi, che non potrà essere completa finché il 23 ottobre non giocheremo al secondo DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E allora, per essa, dovremo attendere quantomeno fino a quella data. Prima di concludere questo video immenso, ricapitoliamo tutto ciò che è stato detto riguardo l'archeostoria. Più di 300 milioni di anni fa ebbe luogo l'archeoera. Il pianeta comincia a formarsi e dalla bioenergia nascono Archeo Groudon, Archeo Kyogre, Rayquaza e Regigigas. Comincia allora lo scontro tra i primi due per il dominio della bioenergia di cui è ricoperto il pianeta intero. Da questa bioenergia, in un momento a dire il vero imprecisato, ma verosimilmente prima di altre forme di vita comuni, ha origine Mew, capace di modificare il proprio codice genetico proprio tramite la propria bioenergia. Rayquaza vaga per l'ozono, non venendo sovraesposto alla bioenergia, mentre Regigigas dà inizio alla propria opera di riposizionamento dei continenti. Tra 300 milioni di anni fa e 100 milioni di anni fa ebbero origine le prime forme di vita comuni. Tabuto, Kabutops, Omanyte, Omastar, Shellder, Cloyster, Carbink e l'essere che poi diverrà Genesect. Sul finire di questa era, che noi abbiamo chiamato Bioera, potrebbero aver vissuto Lilip, Credili, Anorit, Armaldo, Tirtuga e Carracosta. Dai 100 milioni di anni fa fino ad una data imprecisata assistiamo a quella che noi abbiamo chiamato Dinoera. Qui molti Pokémon, principalmente ispirati a dinosauri, fanno la loro comparsa. Krenidos, Rampardos, Shieldon, Bastiodon, Arken, Archeops, Tyrant, Tyrantrum, Amaura, Aurorus, Aerodactyl nella sua forma mega evoluta e Relicant, unico Pokémon non sauropode ad essersi generato all'interno della Dinoera, un essere che vivrà relegato negli abissi fino all'epoca attuale. In questo periodo Lilip, Credili, Anorit, Armaldo, Tirtuga e Carracosta probabilmente sono ancora in circolazione. Shellder, Cloyster e Carbink non subiscono significative variazioni, mentre Kabutops sopravvive in rarissimi esemplari fino ai giorni d'oggi. Al termine di questo periodo, che non ha una precisa data, tutti i sauropodi, Lilip, Credili, Anorit, Armaldo, Tirtuga, Carracosta, Omanyte, Omastar e Genesect antico verosimilmente sono ormai estinti. La bioenergia si ritira nel sottosuolo del pianeta e l'ecosistema
l'ecosistema raggiunge un equilibrio tale da consentire il fiorire della civiltà. Tutto ciò avviene però in concomitanza con l'arrivo di Eternatus sulla Terra. Da qui in poi ha inizio la storia antica del mondo Pokémon. Bene signori, il video è finito, è stato veramente infernale da registrare, ma spero che vi sia piaciuto. Come avete visto ho un nuovo setup e spero che sia di vostro gradimento anche quest'ultimo. Come vi dicevo, il prossimo appuntamento con la storia del mondo Pokémon sarà sicuramente successivo al 23 ottobre, data nella quale uscirà il secondo DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che speriamo ci fornisca ulteriori dettagli per poter arricchire la nostra narrazione. Per il resto io vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di passare dai social, in particolar modo da Twitch, dove streamiamo con continuità, e da Instagram, dove vi aggiorno sulle varie live e su vari slittamenti di programmazione. Per il resto premete la campanella per ricevere i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!